Certo, le immagini non saranno le tue perché tu sei un grande, ti do del tu perché ci conosciamo da una vita. Ma certo, sono 30 anni che ci conosco Maria, ma che me ne hai del tu? Dicevo, tu però sei, in realtà sei un grande direttore della fotografia. No, Uno molto bravo, dai, grande è una parola un po' sei un eccessiva, però. grande. Hai fatto tantissime Dai. cose, qualche volta abbiamo scritto di te e colgo l'occasione perché adesso insegni praticamente qui a Umbria Film Commission. Sto facendo questi corsi a Terni per la Umbria Film Commission. Ecco, ma che cosa insegnate? Corsi di macchinisti ed elettricisti. Ecco, quindi ragazzi che vogliono entrare in questo mondo, tu come definiresti difficile, impossibile, questo No, del è cinema e della televisione, un diciamo? mondo molto bello, molto variegato, a seconda se fai cinema, TV, spot pubblicitari oppure documentari. Cioè, dipende dai vari settori che stanno all'interno dell'audiovisivo. Ci sono tanti ragazzi, quanti sono? Una ventina, tutti Una ventina. molto interessati, ma poi è un settore in forte sviluppo, cioè ci sono molte opportunità di lavoro adesso con tutte le varie piattaforme che ci sono, Sky, Disney, Netflix, Amazon, cioè ormai c'è un mercato che sta in continua evoluzione. Evoluzione. Sì. Senza fare la storia della tua vita, però, diciamo, questo è un mestiere che tu ti sei Complicato. inventato, oltretutto, no? No, inventato no, cioè, Cioè, io mi però. ricordo quando tu sei venuto le prime volte alla radio, sono passati quanti? Più di 30 anni. Sono 30 anni, mi Eri ricordo. un ragazzo, Sì. Beh, ma pensavi che sarebbe poi diventato il tuo lavoro, però questo ti volevo chiedere. sì. Sì? Sì. No, perché è una cosa che. Cioè, volevo fare comunque una cosa che mi piaceva. Poi la famiglia ha fatto pure dei sacrifici all'inizio perché comunque andava a scuola a Roma tutti i sabati per 2 anni. Dunque mi sembrava pure giusto ripagare l'impegno della mia famiglia concretizzando in maniera importante quello che hanno fatto per me, no? Ecco, e passo dopo passo tu sei diventato uno dei direttori della fotografia più richiesti. Tra Molto richiesto, però mai più richiesti è sempre un po' eccessivo, però. i più richiesti. Cioè, quelli che lavorano e che comunque riescono a fare diverse cose contemporaneamente in diversi settori dell'audiovisivo. Cioè, dunque, dai documentari in Certo. prima serata per Mediaset, ho firmato le serie più importanti, cioè le serie documentaristiche più importanti, oppure a livello di serialità fiction, serie come Boris. Oppure a livello di film ho lavorato per delle società come la Filmauro, Dicci qualche titolo? cioè, i vari film con Moccia e altri film. Poi, cioè, per quello che riguarda le trasmissioni televisive, ho filmato molte trasmissioni televisive, pubblicità, Noi cioè, ma abbiamo era scritto. una cosa molto, molto, molto variegata. Penso tra quelle che ti abbia più gratificato sia stata la collaborazione con Roberto Giacobbo, no? Sì, quella è stata un'esperienza molto importante all'interno della mia vita perché comunque mi ha dato l'opportunità di vivere delle esperienze umane incredibili, che mi hanno cambiato molto anche come essere umano, perché ho vissuto delle esperienze fortissime che poi di fronte, cioè che ho tentato insieme ai miei colleghi di trasportare agli spettatori e in parte ci siamo riusciti. Però. Poi cioè, un conto quando le vivi direttamente, un conto quando le racconti, cioè, un conto quando le Certo. racconti attraverso le immagini. Attraverso le immagini abbiamo tentato di farlo e probabilmente ci siamo riusciti in parte, ma dal vivo è una cosa pazzesca. Ti chiedo ancora un paio di cose, ma tu sei stato anche in scenari di guerra? In Siria, ma guarda, sui scenari di guerra ho fatto, cioè, la parte documentaristica è una parte molto importante della mia vita. Ho fatto circa 200 documentari, perché ma, ne ho fatti 200 perché ho filmato molte serie televisive e documentaristiche. E l'ultimo che ho fatto è stato presentato a Venezia, l'ho fatto con Rol Boa, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con la Mezzaluna Rossa, che verrà trasmesso su un network internazionale prossimamente. E abbiamo raccontato la guerra in Siria, perché comunque è una realtà che ancora è attiva.
cioè dove In cui c'è la guerra. in questo momento non è nelle prime pagine perché c'è la guerra in Ucraina che comunque ha focalizzato tutti i vari network internazionali, ma è un fronte ancora attivo, che fa morti, dove ci sono delle forze contrapposte tra il fronte di liberazione e le forze governative, l'ISIS. Pro-Assad, Siamo passati in certo. mezzo alle linee dell'ISIS, abbiamo avuto due o tre situazioni abbastanza pericolose, abbiamo messo fuori da Aleppo gli scontri tra le varie milizie. È stata un'esperienza importante perché quando parti per uno scenario di guerra, come tanti altri colleghi possono raccontare, ti cambiano le prospettive di vita, cioè metti in discussione quello che hai, ti cambia la prospettiva che hai del futuro. Esci da queste esperienze fortemente trasformato. Senti Daniele, non so se ne vuoi parlare, se ne puoi parlare, però io te lo chiedo uguale. Ci sono due progetti ai quali tieni tantissimo e che vedremo prossimamente. Il primo riguarda ancora una prima sera dei Canale 5, Sì, una giusto? prima serata di Canale 5 che ho fatto con Cesare Bocci, che andrà in onda a Natale, che parlerà di Israele, adesso nel particolare non Non ci posso scendiamo, andare perché certo. praticamente poi cioè ci sono delle cose riservate, cioè del quale in questo Sì, per momento non carità. posso parlare. Il documentario su Campovolo di Luciano Ligabue. Anche quella è stata una bella Ah, esperienza. bellissima, è un'esperienza meravigliosa. No, molto molto bella, emozionante, nuova, perché comunque stiamo parlando comunque di un grande evento. C'erano 107.000 persone all'interno di Campovolo, cioè ho avuto l'onore di assistere a tutta la preparazione di raccontarla. Noi avevamo un'unità di 6 camere più un'unità di 12 camere legate alla regia che hanno raccontato questo evento con i droni, con tutto, e devo dire che vedere come nascono questi eventi, dalle prove generali fino al concerto finale, è comunque un'emozione fortissima. Era tutto sotto il tuo comando e il tuo Ma io, no, controllo. io, no, io Droni, coordinavo, no, telecamere. io, cioè, No, dice nella coordinavo tutto regia. l'aspetto visivo creativo. Poi dopo c'era un regista che era Certo. Marco Salomon che comunque ha coordinato tutto quello E quante che era. persone c'erano però sotto di te a lavorare? Abbastanza parecchie, non mi pare. Però Dai, comunque parecchie, erano tanti. no? Comunque, cioè, la cosa bella di queste cose qui è l'atmosfera che si viene a creare, raccontare tutto il dietro le quinte, le emozioni, tutte le persone che ci lavorano, il pubblico, ad esempio, l'emozione del pubblico, quando arriva questa massa di gente. Ma bello, bello, Senti, ma molto possiamo bello. dire che sei partito da marmore per No, vabbè, arrivare ma che alla conquista significa? del No, mondo? no, ma quale conquista il mondo? No, cioè io faccio il mio con umiltà, tentando ogni giorno di crescere sempre di più, aggiungendo sempre meglio di quelli che possono essere i traguardi personali, che i traguardi personali non è che, cioè non sono rappresentati solamente dalla produzione migliore che puoi fare, che comunque tutti cerchiamo, no? Ma è la crescita personale. Perché comunque alla fine io penso che l'opportunità che ti dà questo lavoro è di confrontarsi con tante realtà, con tante persone, con tante vite, che poi ti danno pure l'opportunità di vivere meglio la tua. Sei bravissimo, Daniele, veramente. Perché? Eh sì, tanto, veramente. D'altra parte non avresti fatto la carriera che hai fatto. Beh, vabbè. Posso fare di più, però, cioè, guarda, io penso che la cosa più importante nella vita è essere umili, perché comunque c'è sempre qualcuno che ha fatto meglio di te sotto ogni punto di vista. E dunque devi apprezzare quello che hai fatto, devi essere consapevole che puoi migliorarti e rimanere il più possibile umile, perché solo l'umiltà ti porta ad essere migliore. Senti, ma a proposito di questo, che cosa, e poi chiudiamo, che cosa hai consigliato a questi ragazzi ai quali stai Ancora insegnando qualcosa? niente, Non gli hai detto no, niente? niente, no, vabbè, cioè, abbiamo fatto delle prime nozioni perché ci sono due maestri della cinematografia che sono un capoelettricista e capo macchinista che stanno portando avanti questi corsi. Poi
Dunque poi ci sarà un master sabato dove parteciperò con un altro collega, molto bravo, e abbiamo fatto un confronto, cioè, rispetto a quello che è il nostro lavoro, con Nicola Innocenti, che è un grande produttore esecutivo, organizzatore cinematografico, che lavora a livello nazionale e internazionale, che è la mente e l'ideatore insieme alla Film Commission, cioè, di questo evento. E dunque, consigli ho dato, più che consigli, ho dato delle nozioni tecniche su come è giusto fare questo lavoro. Grazie Daniele. Ma grazie a te.